La cosa che mi impressionava di più del racconto che mi stava facendo quel pomeriggio a Damoghetti era che lui, 82 anni, mi stava raccontando una cosa che era successa 60-70 anni prima, e ancora quando mi raccontava questa cosa diventava viola, rosso, bianco, cioè partecipava a questo racconto che si vede era una cosa che l'aveva segnato profondamente. Io mi sto chiedendo come mai, io che sono nato dopo la guerra, continui spesso e volentieri nel mio lavoro di scrittore a lavorare su materiali che riguardano invece la guerra e la resistenza. Credo perché quelli che come me hanno vissuto l'infanzia nei primi anni 50, appena dopo la guerra, abbiano probabilmente vissuto nei racconti dei genitori e delle persone che giravano in casa i racconti di guerra che in qualche modo ci hanno riempito. In particolare c'è un racconto che mi è rimasto addosso, era quello di mia mamma, quando diceva, noi abitavamo dietro la chiesa di Orzinuovi, mia mamma faceva la sarta, si chiamava Angelina, e l'ho sentita raccontare centinaia di volte alle donne che venivano lì a provare i vestiti, che il giorno del 25 aprile lei, andando a messa, aveva assistito all'uccisione di un ragazzo di 20 anni, arrivò una macchina da Soncino, scesero due camicie nere e mitragliarono questo ragazzo. Ci ho scritto una canzone che si chiama Angelina la sardina. Fiori rossi tutti intorno, fiori rossi.
baci sulla bocca. Ci sono due camicie nere che gli tormentano la giacca. Scappa in chiesa il giardino, stretta nello scialle nero. Prego mio Signore, fa che non sia vero. Il 25 aprile la guerra sembrava finita, ma un ragazzo di 20 anni ci lasciava la sua vita. La lasciava su quei sassi, quasi non valesse niente. Sotto un cielo d'aprile che pareva indifferente, Angelina Sardina, stretta nello scialle nero, cammina verso casa ed alza gli occhi al cielo. Di questa triste guerra non ne possiamo più. Ti prego che qualcosa, Signore, pensaci tu.